La riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ha apportato significative modifiche alla legislazione penale riguardante il furto e il taccheggio, compreso quello fatto con destrezza al supermercato. In questo video voglio esaminare con voi come queste modifiche influenzeranno la punibilità di questi reati e come gli imputati potrebbero beneficiare di queste nuove disposizioni. Sigla. La legge. La riforma Cartabia, come vi dicevo, ha modificato, tra le tante cose, i criteri per accedere al beneficio della cosiddetta particolare tenuità. Di che cosa si tratta? È una causa di non punibilità. In particolare, si tratta di un istituto in forza del quale il reo non viene sanzionato penalmente tutte le volte in cui, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo prodotto, l'offesa può considerarsi di entità minima. In sostanza, vi rientrano tutti i reati puniti con una pena non superiore nel minimo edittale tale a 2 anni di reclusione. Tra questi vi è anche il furto aggravato, come quello che viene commesso con violenza alle cose in caso di taccheggio al supermercato. Questa norma è retroattiva e si applica anche ai giudizi pendenti in Cassazione. Allora, supponiamo che Tizio abbia tentato di rubare al supermercato e sia stato scoperto dalla vigilanza. La refurtiva viene recuperata, ma comunque gli viene contestato il reato. Con la riforma Cartabia, visto che la pena minima per il reato di Tizio è di 2 anni, la sua azione sarà considerata non punibile. Dunque, abbiamo visto che la prima implicazione della riforma Cartabia è quella di consentire l'applicazione della non punibilità a chi ruba nei supermercati. Ma non è tutto. Con la nuova normativa il furto aggravato può essere punito solo se c'è la querela di parte, quindi non più d'ufficio, il che significa che se il titolare del supermercato non agisce, non sporge querela, il reo potrebbe farla franca. Infatti non basterà più che un passante magari lo veda e lo denuncia alla polizia, perché questo non è più un reato procedibile d'ufficio. Detto in parole povere, non soltanto c'è la particolare tenuità del fatto nel caso in cui il reo venga scoperto, ma anche c'è bisogno di un'apposita querela da parte del titolare dell'esercizio commerciale. Alcuni critici sostengono che la riforma Cartabia possa incoraggiare il taccheggio e ridurre la protezione delle vittime. Poiché la non punibilità è ora più accessibile agli imputati e il furto aggravato richiede una querela, potrebbero esserci meno deterrenti contro il taccheggio al supermercato. Staremo a vedere, amici. Per il momento questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.